La parola e ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Prego, Presidente. Signora Presidente, onorevoli deputati, è l'ultimo Consiglio europeo, quello che ci accingiamo a svolgere nella giornata di giovedì dell'anno 2014, l'ultimo Consiglio europeo del semestre italiano e presumibilmente però è soprattutto il primo Consiglio europeo. Non soltanto perché sarà il primo Consiglio europeo a guida Tusk, il primo Consiglio europeo con il Presidente Juncker, ma anche perché questo reca l'ordine dei lavori e questo reca il dibattito politico di questi mesi in Europa, siamo in una fase di passaggio straordinariamente delicata e difficile. Siamo nella fase in cui l'Europa è a un bivio. Io sono uno di quelli che ama molto le frasi e le parole utilizzate da grandi personaggi in quest'Aula, da grandi personalità nel dibattito di Camera e Senato, da grandi personalità nel dibattito dell'Assemblea Costituente. E mi tornavano in mente le parole pronunciate il 29 luglio del 1947 da colui il quale di lì a qualche mese sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, in cui si spiegava con grande lucidità e, lasciatemi dire, con grande senso della profezia: se noi non sapremo farci portatori di un ideale umano e moderno nell'Europa d'oggi, smarrita e incerta sulla via da percorrere, noi siamo perduti e con noi è perduta l'Europa. Era il 1947 quando Einaudi proferiva queste parole. Di lì a poco l'Europa avrebbe vissuto se stessa come il terreno di battaglia della Guerra Fredda. L'Europa avrebbe visto crescere intorno al carbone e all'acciaio una comunità economica che era economica, ma era anche una comunità, non era semplicemente un contratto o un patto, era un'intesa profonda. Di lì a poco l'Europa avrebbe visto crescere i muri, il muro di Berlino che divideva in due le Germanie, ma che divideva sostanzialmente in due l'Europa. Eppure quel richiamo all'ideale umano fatto dal presidente Einaudi dimostrava quanto fosse grande, ampia, bella, straordinaria la sfida che il continente aveva di fronte a sé. Credo che potrebbe sembrare azzardato sostenere che viviamo tempi analoghi. Allora c'era stata una guerra fratricida e noi proprio grazie all'Europa veniamo da 70 anni di pace. Allora c'era una situazione economica che doveva fare i conti con una ricostruzione postbellica devastante. Oggi stiamo in una realtà di congiuntura economica non favorevole, ma certo non paragonabile alla situazione in cui stavamo 70 anni fa. Eppure possiamo, a mio giudizio, vivere la fase che si è aperta con il rinnovo delle elezioni e anche, lasciatemelo dire, con il semestre di presidenza italiana, come l'occasione in cui o cambiamo la direzione dell'Europa, tornando all'ideale, oppure rischiamo di essere perduti noi, forse di aver perduto l'Europa, sicuramente. Ecco perché, nel esprimere queste brevi considerazioni, vorrei molto brevemente enucleare i due punti chiave della discussione che giovedì avremo in Consiglio europeo, il tema degli investimenti e il tema della politica estera, come però il frutto di una novità che si è prodotta in questi mesi nel dibattito politico europeo, che può piacere o meno, che vede anche in quest'Aula posizioni diverse. Da un lato c'è chi ritiene che si sia fatto molto, dall'altro che non si sia fatto niente, ma tutti siamo convinti che oggi ci siano due elementi innovativi. Il primo, l'Europa oggi ha fatto una scelta politica, forse non sufficiente. Dipenderà molto da Juncker e dai suoi collaboratori se l'ampiezza di questa sfida sarà giocata fino in fondo e sarà percorsa fino in fondo. Si è scelto un presidente in questi mesi che fosse espressione della volontà popolare, oltre che delle maggioranze parlamentari. Questo impone alla politica di fare il suo mestiere, di non lasciare cioè l'Europa ai tecnocrati, di non lasciare l'Europa alle burocrazie. E questo comporta che, ad esempio, l'Italia abbia smesso di considerare la politica estera come un giochino da addetti ai lavori. Quando abbiamo presentato la candidatura per l'alto rappresentante, in molti hanno detto: beh,
Ma cosa ci interessa andare a fare in Europa, andare a dire in Europa, andare a discutere in Europa sulle questioni di politica internazionale? In realtà noi sappiamo che vi è un grande bisogno, anche per le considerazioni che l'onorevole Vito faceva poc'anzi, alla quale il governo corrisponde da subito, impegnandosi a partecipare ai lavori di commissione. Ma il passaggio chiave è che se c'è la politica, nel tempo che stiamo vivendo, è l'Europa che ha bisogno di cambiare direzione nella politica estera, non solo l'Italia. La scelta di questi mesi di affrontare la grande sfida dell'alto rappresentante come governo italiano attraverso la designazione dell'onorevole Mogherini va esattamente in questa direzione. È sufficiente? No. Però è importante sottolineare come ad oggi temi come il Mediterraneo, i Balcani, la gestione di una politica estera degna di questo nome non sia più un capriccio di qualche esperto di geopolitica o di diplomazia internazionale, ma sia una evidenza del dibattito politico interno. Ma guardate cos'è accaduto ieri. Se il ricorso alle minacce più o meno folli di terroristi di matrice religiosa o sedicenti tali che arriva a scuotere la placida Sydney, se siamo a questo livello è del tutto evidente che la comunità internazionale ha bisogno di avere uno sguardo condiviso e unitario sui grandi temi di politica estera. Dunque la politica come centro dell'azione dell'Europa. Questo porterà nella discussione di giovedì a riflettere nuovamente sul tema dell'Ucraina. Credo che sia ormai evidente che il doppio principio per cui invitare la Russia a uscire dall'Ucraina per tornare al tavolo delle grandi potenze internazionali e affrontare insieme, a partire dalla Siria, i dossier più importanti è una posizione che ormai non è più una posizione soltanto dell'Italia, ma è condivisa. E si è finalmente capito, anche nel dibattito politico internazionale, che se le sanzioni possono essere state nel momento di reazione il primo naturale gesto per esprimere il profondo sdegno per l'occupazione di parte dell'Ucraina da parte della Russia, è altrettanto vero che non si fa una politica estera semplicemente basandosi sulle sanzioni. Credo che questo sia finalmente patrimonio comune e condiviso di tutti. Ma in questo scenario la discussione di giovedì dovrà essere una discussione molto chiara, molto precisa, spero anche molto breve, perché Tusk ha annunciato che i consigli europei si terranno in una sola giornata, suscitando l'entusiasmo di alcuni di noi, ma dovrà essere una discussione molto, molto, molto rilevante sui prossimi passaggi che abbiamo di fronte. Pensate a questo 2014 e a cosa è accaduto. Pensate a cosa è accaduto nel Mediterraneo. Il passaggio da Mare Nostrum a Tritone è il tentativo di fare della questione immigrazione, ma più in generale della questione Mediterraneo, non soltanto il luogo della politica italiana, ma il luogo della politica europea. Pensate a cosa sta accadendo con la richiesta di adesione dell'Albania, o meglio il passaggio a status di candidato dell'Albania, che è l'ennesimo segnale di un processo di allargamento che deve toccare anche i Balcani, segnatamente Serbia, Montenegro, Albania, e che in prospettiva avrebbe dovuto, e io spero dovrà, comprendere la Turchia alla condizione naturale che si rispettino i principi europei di libertà e democrazia, come in tutti i negoziati abbiamo sottolineato e evidenziato, e che naturalmente non sono compatibili con l'arresto della libera stampa o dei giornalisti dell'opposizione. Ma in questo primo canale di riflessioni vorrei che il Parlamento italiano avesse un sentimento di orgoglio e consapevolezza. La politica estera non è più, non è soltanto una questione da addetti ai lavori. E se la Commissione Juncker farà il proprio lavoro, l'Europa tornerà ad avere un ruolo. E se la Commissione Juncker farà il proprio lavoro, quel premio Nobel alla pace che ha inorgoglito e fatto lacrimare molti di noi per la gioia, l'entusiasmo, in qualche modo anche un sentimento di orgoglio, non sarà un premio Nobel alla carriera. Sarà il premio Nobel per la pace destinato al futuro, in un mondo dove le difficoltà
e anche le inquietudini sono oggi a disposizione di qualsiasi canale informativo. Nessuno potrà mai dire io non sapevo, io non c'ero, quando nel centro dell'Africa o nel cuore dell'Oriente donne sono violentate o vengono private della propria libertà, giornalisti vengono sgozzati o bambini vengono costretti a combattere. Nessuno potrà più dire io non sapevo nel tempo della comunicazione globale. Quindi giovedì il primo tema è questo, ma la sfida, anche alla luce del semestre europeo, è quello che la Commissione torni a fare politica. Dico torni a fare politica perché non sempre è accaduto questo nei 10 anni precedenti. Anche in recenti dibattiti parlamentari abbiamo sentito, da ultimo nel Question Time, parole molto dure sul ruolo della Commissione in questi anni, magari provenienti anche da chi quella Commissione aveva sostenuto o votato. Penso che sia importante che tutti noi facciamo uno sforzo come sistema Paese per recuperare credibilità e dignità, e penso che sia importante che tutti noi facciamo uno sforzo come sistema Paese per essere in grado di incidere su un'idea di Europa che non sia semplicemente un luogo nel quale si fanno i parametri, un luogo nel quale si rispettano i vincoli, un luogo nel quale si misurano le percentuali, ma nel quale si perde quell'ideale a cui Luigi Einaudi faceva riferimento nel 1947, con parole che potrebbero essere scritte ieri, pronunciate oggi e soprattutto sofferte domani. C'è un secondo punto, che è quello probabilmente più importante, e che riguarda la presentazione del piano di investimenti di Jean-Claude Juncker. Su questo sono molte le voci che si sono alzate. Qualcuno lo ritiene un passo decisivo, fondamentale, qualcuno lo ritiene un topolino partorito da una montagna di dichiarazioni e di attese. Io credo che dobbiamo prendere atto che, come in questi 6 mesi l'Europa ha cambiato il proprio approccio, o più correttamente ha iniziato a cambiare il proprio approccio cercando di investire di più in politica, è altrettanto vero che dobbiamo evidenziare come nella politica economica ci siamo ricordati che l'acronimo comprende 3 lettere. Il patto di stabilità e di crescita, c'è anche la G di growth e non soltanto la S di stability. È stato un elemento rilevante di novità, perché vorrei ricordare qui che quando venimmo in Parlamento nel mese di giugno per dire che avremmo posto il tema della flessibilità e della crescita, pochi pensavano che avremmo avuto successo. Aggiungo, quando lo abbiamo fisicamente posto, anche pochi tra i nostri colleghi sono stati disponibili a farci da sponda. Eppure oggi, anche alla luce di ciò che sta accadendo nel dibattito economico internazionale, ritengo il G20 australiano di grandissima importanza nell'aver impostato e centrato il tema della crescita come fenomeno rilevante per tutta la comunità economica e non soltanto per i singoli paesi, per tutta la comunità economica globale. Ebbene, oggi aver messo al centro la crescita porta per la prima volta a immaginare che i contributi che gli Stati membri daranno alle istituzioni europee per alcuni investimenti giudicati meritevoli da parte delle istituzioni europee, bene, questo tipo di contributo sarà finalmente scorporato dal patto di stabilità. È un primo passo. Non è sufficiente per noi. Noi pensiamo che il passaggio immediatamente logico successivo sia consentire agli Stati membri di scorporare dal patto i propri investimenti su proprie opere pubbliche, anche pronti a una verifica sulle singole opere con istituzioni comunitarie. La nostra battaglia tradizionale storica, lo sapete, è quella di poter scorporare gli investimenti. Se io voglio prendere i soldi per metterli su una scuola, questo non è un costo, questo è un investimento. E non c'è nessun patto di stabilità finanziario che possa mettere in discussione il patto di stabilità architettonico delle scuole dove stanno i nostri figli. Eppure ci troviamo qui, in questa situazione, con queste regole, perché in passato anche questo Parlamento
ha accettato. Questo Parlamento, mi riferisco non tanto a questa legislatura, ma a quest'Aula così carica di storia e di significato, ha fatto delle scelte sulle quali noi siamo costretti a lavorare, non potendo ovviamente venire meno in modo autonomo senza minare il prestigio, la credibilità e la reputazione del nostro Paese. Ma, questo è il punto centrale, oggi è accaduto qualcosa di nuovo. In questi sei mesi è accaduto qualcosa di nuovo. Per la prima volta si dice, ok, se procedi a degli investimenti che siano investimenti condivisi, puoi scorporare dal patto. Non è sufficiente per me. Continuerò all'interno del partito politico europeo di cui faccio parte, che su questi temi ha ancora una timidezza incomprensibile, e all'interno del Consiglio europeo a combattere perché gli investimenti che servono a ridurre la bolletta energetica in Italia, che cuba circa 5 miliardi di euro, possano essere esclusi dal patto di stabilità, che gli investimenti in banda larga possano essere esclusi dal patto di stabilità, che gli investimenti in edilizia scolastica o per le nostre periferie, una delle voci più rilevanti dal punto di vista simbolico della nostra legge di stabilità, è proprio l'emendamento che è stato introdotto al Senato allo scopo di intervenire su un progetto urbanistico dentro le periferie. Si salvano le periferie non con le manifestazioni e con i cortei, ma con i campi sportivi, con l'urbanistica, con un'edilizia degna di questo nome e con la presenza di un volontariato che sia volontariato e associazionismo, e che non sia un finto terzo settore che cerca di lucrare sulle disgrazie in modo inqualificabile. In questo scenario, e ho finito, i due temi di discussione profonda che noi troviamo giovedì sul tavolo del dibattito del Consiglio europeo saranno dunque la politica estera intesa come capacità dell'Europa di avere una propria dignità e la politica degli investimenti intesa come novità. Finalmente si smette di parlare soltanto di chi fa i compiti e chi no, di chi ha lo 0,1 in più o in meno, di chi è più attento all'austerity che alla salute dei propri figli. Però, rinviando naturalmente un bilancio del semestre al prossimo appuntamento parlamentare, rinviando il bilancio del semestre al discorso del 13 gennaio a Strasburgo, in cui concluderemo i lavori della nostra presidenza, rinviando un bilancio a occasioni più articolate, essendo questo semplicemente il momento della presentazione del Consiglio di giovedì, permettetemi di dire che se vale il principio einaudiano dell'ideale a disposizione dell'Europa, dobbiamo avere il coraggio di dirci che l'Italia dei prossimi anni deve poter giocare alcune carte in più nel dibattito europeo. Il Ministro della Cultura, nel momento in cui abbiamo ricevuto la lettera firmata Juncker e Timmermans, anche questo è interessante, perché viene firmata la lettera dal primo vicepresidente trattandosi di un governo di coalizione, è un richiamo anche questo, simbolico, alla politica, mi ha sottolineato e evidenziato come sia incredibile che nei 10 punti citati dal Presidente e dal primo vicepresidente non ricorra una sola volta la parola cultura. È vero, io sono d'accordo con lui, è un limite grosso, perché la cultura non è semplicemente la gestione di siti museali o il tentativo di utilizzare meglio le risorse di cui disponiamo e di cui la storia ci ha fatto prezioso dono. La cultura è innanzitutto un senso dell'identità e se l'Europa rinuncia alla cultura, l'Europa rinuncia a se stessa. Ma, questo è ciò che penso, noi abbiamo bisogno di farlo soltanto se recuperiamo una dimensione di credibilità nazionale. Nella discussione di ieri, dopo il lancio della candidatura dell'Italia e in particolar modo di Roma alle Olimpiadi del 2024, ho notato come vi sia stata una reazione davvero sorprendente che è profondamente trasversale, che incrocia una parte delle opposizioni con una parte della maggioranza, che incrocia i guru dell'antipolitica con i profondi pensieri lunghi di strateghi dell'attualità contemporanea. Tutti a dire impossibile fare le Olimpiadi in Italia, perché c'è chi ruba,
Se c'è chi ruba si manda in galera, se c'è chi ruba si persegue, se c'è chi ruba si va avanti senza ricorrere a rinunciare, senza ricorrere a rinunciare, per esempio, a perseguire parte civile e i tesorieri che rubano. Se si pensa che qualcosa non funzioni, lo dico perché è stato detto proprio tu lo dici, sì, mi riferivo esattamente a chi è intervenuto, se c'è chi ruba, se c'è chi ruba, lo dico, vedo l'entusiasmo del capogruppo Giorgetti, lo capisco, se c'è chi ruba, dell'autorevole personalità Giorgetti, credo che se c'è chi ruba bisogna avere il coraggio di intervenire, di mandarli in galera, di alzare le pene per evitare i patteggiamenti e anche di insistere, in una idea di paese per il quale chi fa politica non smercia diamanti, ma chi fa politica prova a recuperare la propria dignità proponendo un sogno per il paese. E allora, le Olimpiadi in Italia non sono semplicemente una manifestazione sportiva. Sono un sogno, sono un'idea, sono un progetto che deve essere rigoroso, che deve essere tenace, che deve essere di alta qualità. Ma sentirsi dire l'Italia non può fare questo perché qualcuno non è all'altezza di questa sfida frustra non i desideri di chi è in quest'Aula, ma frustra le speranze dei nostri concittadini. E chiudo allora pensando a dove ero qualche giorno fa. Ho citato la Turchia, e ho citato la Turchia anche per ricordare un fatto di cronaca accaduto dopo che mi ha molto colpito. Ma quando sono stato a Istanbul con un viaggio di 24 ore tra Ankara e Istanbul la settimana scorsa, ho scelto di andare in un posto simbolico, nel terzo ponte del Bosforo. È un ponte che in queste ore, in questi giorni, in queste settimane viene realizzato a tempi di record per la nostra burocrazia. Diciamo che lo costruiscono nel tempo necessario per noi per convocare la conferenza dei servizi, motivo per il quale sarà urgente e necessario che una volta terminata la fase delle riforme costituzionali il Senato torni rapidamente a discutere della delega sulla pubblica amministrazione che si inserisce esattamente in questo profilo. Ma quel ponte è un ponte simbolico, è un ponte che lega l'Europa all'Asia, è un ponte realizzato dalle autorità turche, è un ponte che ha bisogno della tecnologia made in Italy, dell'ingegneria made in Italy. È un ponte che nasce al Politecnico di Milano. È evidente, è un ponte che si affida e si avvale della collaborazione di 5, tra i tanti, ingegneri che hanno vinto un premio organizzato dalla singola azienda che va a prendere i migliori, i più bravi nelle singole università italiane. Perché là dove c'è da costruire innovazione, il mondo chiede l'Italia. L'Italia può rannicchiarsi e non giocarsela sta partita, come vorrebbero fare quelli che sono contrari alle Olimpiadi, quelli come quella che vorrebbe fare quelli che dicono no alla politica estera, è roba da addetti ai lavori, quelli che ci dicono rinunciamo, ma l'Italia ha nel suo DNA la capacità di investire sull'innovazione, la tecnologia, l'alta qualità. E se mi permettete, ed è davvero l'elemento conclusivo, l'Italia è anche capace di costruire i ponti, di costruire i ponti fisici. La qualità, l'innovazione di quel ponte è meravigliosa. Ma per chi come noi ha iniziato a fare politica con Giorgio Lapira, quella frase abbattiamo i muri, costruiamo i ponti, è una frase che vale molto oggi in Europa. 25 anni fa crollava il muro di Berlino. 25 anni fa crollava il muro che divideva due Europe e due Germanie. Il compito del nostro Paese è quello di costruire i ponti, non di abbattere i muri. Ma costruire i ponti significa tornare a credere che si possa oggettivamente realizzare qualcosa di grande per il nostro Paese senza essere tifosi non di un governo o dell'altro, ma tifosi contro l'Italia. Ecco perché i due elementi di novità che il Consiglio europeo affronterà giovedì: la politica estera come luogo di dignità della politica comunitaria e il piano degli investimenti, che certo si può migliorare, che certo dovrà essere approfondito, come il primo segno in cui finalmente torniamo a discutere di crescita e non solo di austerità, sono due passi in avanti rilevanti. Ma senza l'ideale al quale facevo riferimento introducendo l'intervento, non c'è spazio per nessuno e non c'è spazio per l'Italia. E noi, in nome dell'ideale,
porteremo un'Italia più forte e più credibile all'interno delle istituzioni europee.